Un saluto agli amici di Mitico Snake. Allora, sì, avete visto bene, qua sulla mia scrivania tengo alcuni componenti hardware per assemblare un computer. Allora, voglio dirvi alcune cosette. Sono componenti hardware di vecchia data, quindi sono un po' vecchi tra di loro, e questi componenti hardware non è che abbiano chissà quali caratteristiche. E assemblando questo computer, alla fine voglio dirvi che questo computer avrà le caratteristiche più o meno di uno smartphone. E se vogliamo parlare di caratteristiche di uno smartphone, lo associo al Galaxy Wonder di Samsung. Allora, andiamo avanti e voglio presentarvi un po' gli hardware che andrò ad utilizzare in questo video. Partiamo subito da case. Il case, come potete vedere, è di casa HP e porta con sé un lettore CD, lettore floppy, pulsante d'accensione con i relativi LED di funzionamento, due ingressi USB con tecnologia 2.0 e due ingressi da 3,5 mm per connettere sia cuffie e sia microfono. Adesso parliamo della scheda madre. La scheda madre è una scheda madre Intel P4 SD accompagnata dal socket PGA 478B con 4 slot per collegare 4 memorie RAM, tutte e 4 della stessa frequenza. Uno slot secondario per collegare una scheda video secondaria e altri 3 slot PCI per collegare altre periferiche. Parlando del processore che andrò a montare su questa scheda madre, sarà un processore Intel Pentium 4 single core da 2,53 GHz. Andiamo avanti, per quanto riguarda la RAM, saranno 4 moduli RAM del produttore Nania, tutti e 4 da 256 MB di memoria, ognuna equivalenti a 1 GB di memoria totale, e tutti e 4 sono da 266 MHz. Andando avanti, parlerò dell'hard disk, quindi la memoria interna. L'hard disk, sì, è vero, non sarà tanto, ma sarà solamente uno di 40 GB, quindi all'interno andrò a montare un hard disk da 40 GB della Western Digital con tecnologia SATA. Andando avanti, per quanto riguarda la scheda video, avremo una scheda video GeForce 2MX400 da soli 64 mega di memoria integrata. Sì, è vero, non tanta, però per il sistema operativo che andrò ad installare sopra, che poi ve lo dirò alla fine, è molto più che sufficiente. Ma la vera chicca di questo computer è un componente hardware, diciamo, che ancora oggi esiste e si vende molto. È una scheda Wi-Fi del produttore TP-Link modello TLBN951N da 300 megabit per secondo. Poi, per quanto riguarda tutti gli altri componenti, abbiamo il dissipatore della Foxconn compatibile con la scheda madre che lo utilizzerò. Abbiamo un alimentatore della WAM da 220 watts e per finire abbiamo tutta la vasta gamma di cavetteria. Questa volta, come ho detto prima, in formato IDE per collegare sia hard disk, sia lettore CD e sia lettore floppy. Poi abbiamo tutti gli altri ganci per bloccare il dissipatore sulla scheda madre. E per finire, eccola qua, lei, la mia pendrive, dove sopra ci sta il sistema operativo. E se volete sapere qual è, sì, io andrò ad installare su questo computer che assemblerò Android in versione 7.1.2 Nougat. Sì, infatti, per chi non lo sapesse, è stata sviluppata anche una versione per computer desktop, quindi che sia desktop, che siano portatili o che siano altri tipi di computer, noi possiamo installare Android grazie a questi sviluppatori che poi vi lascerò i link qua in basso in descrizione. Adesso non resta altro che prendere il mio cacciavite ed andare ad assemblare questo computer.
Ok amici di Mitico Snake, finalmente sono riuscito a portare a termine a buon fine l'assemblaggio di questo computer desktop che poi sarà installato Android 7.1.2 Nougat. Ho preparato già la pendrive per eseguire l'installazione, alle mie spalle display, tastiera e per quanto riguarda il mouse fregherò quello là di mio fratello, ok? Io uno non ne ho, quindi lo frega lui, tanto chi se ne frega. Qua alla mia stessa postazione, ok. Allora, adesso non resta altro che collegare il tutto qua alle mie spalle e avviare l'installazione del sistema operativo. A dopo. Amici di Mitico Snake, rieccomi qua. Allora, computer collegato, messo in funzione e guardate qua, ho installato anche il sistema operativo. Allora, vi ricordate all'inizio del video avevo detto che avrei installato Android 7.1.2 Nougat. Allora, prima di girare questa parte finale del video ho fatto alcune prove di installazione, quindi ho installato Android e per quanto riguarda l'avvio purtroppo non mi ha dato un esito buono. Allora, che ho deciso di fare? Facendo tutte queste mie prove e ho visto che Android non andava molto bene, quindi non si avviava, ho deciso di installare un altro tipo di sistema operativo. E come potete vedere, molti di voi lo riconosceranno, sì, è infatti una versione di Linux con distribuzione Ubuntu in versione 16.04. Al momento non ho fatto nessuna configurazione e l'ho lasciato ancora così com'è. Per quanto riguarda le configurazioni, magari vi darò altre informazioni sui social a cui è connesso Mitico Snake. In altri casi, se questo video vi è piaciuto, vi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like e quel pulsantino dei like, vi raccomando, sfondatelo. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti qui sotto e soprattutto condividetelo con i vostri amici. E noi ci vediamo sicuramente in un prossimo video. Ciao!